Ciao a tutti, io sono Eli e benvenuti nel mio canale. Oggi vi proporrò un primo piatto davvero sfizioso utilizzando il cavolfiore viola. Il cavolfiore viola è un ortaggio tipicamente invernale, ricco di vitamina C, vitamina A, fibre, calcio e potassio ed è molto utile per rafforzare il sistema immunitario. Le croccanti striscioline di guanciale, con il loro gusto invitante e saporito, attenuano il sapore deciso delle cimette di cavolfiore viola, creando un equilibrio perfetto. Un piatto molto facile e veloce da preparare, ma davvero ricco di sapore, che conquisterà anche i palati più difficili. Ecco gli ingredienti che occorreranno per preparare la pasta con il cavolfiore viola e il guanciale. 250 g di pasta, 700 g di cavolfiore viola, 100 g di guanciale, uno spicchio di aglio, peperoncino, sale, olio extravergine d'oliva, formaggio parmigiano grattugiato. Per prima cosa riempire una pentola bella capiente di acqua, salarla e portarla a bollore. Dopodiché pulire il cavolfiore viola eliminando il gambo. E lavarlo in modo accurato sotto l'acqua corrente. A questo punto bisogna tagliare il cavolfiore viola a pezzettini dividendo le cimette. Versare il cavolfiore nella pentola precedentemente preparata e lasciar bollire per circa 10 minuti. Nel frattempo mettere sul fuoco la pentola che servirà per cuocere la pasta. Appena l'acqua sarà giunta a bollore, versare la pasta nella pentola e lasciarla cuocere. A questo punto bisogna tagliare il guanciale a striscioline abbastanza sottili. Versare il guanciale in una piccola padella e lasciare rosolare a fuoco medio per circa 5 minuti, in modo che diventino croccanti. In una padella bella capiente versare un giro di olio extravergine d'oliva. Aggiungere l'aglio in camicia e il peperoncino e lasciare rosolare per qualche minuto. A questo punto togliere l'aglio. Dopodiché versare il cavolfiore viola nella padella. Quando la pasta sarà giunta a cottura, aggiungerla nella padella con il cavolfiore. Aggiungere il sale fino. A questo punto bisogna aggiungere il formaggio parmigiano grattugiato e amalgamare bene il tutto. A questo punto possiamo impiattare. E infine aggiungere il guanciale e le penne con il cavolfiore viola e il guanciale sono pronte. Vi consiglio di gustarle ben calde.